Un pareggio spettacolare tra Francavilla e Taranto che nel recupero della 14ª giornata di andata hanno dato vita ad un match ricco di emozioni. Come era successo nella domenica della sospensione della partita, protagonisti i tifosi del Taranto giunti in massa al Fittipaldi nonostante il giorno infrasettimanale. Pubblico delle grandi occasioni che si è divertito a vedere due delle formazioni più in forma del momento. Pronti e via, il Francavilla è subito pericoloso al sesto quando Ferrara raccoglie una punizione battuta sulla tre quarti, il cui raso terra è intercettato da Caiazzo, che devia il pallone in angolo. Sei minuti dopo è Sperandeo, ben servito da Aleksić, a farsi anticipare da Marani, che sventa il pericolo. Il Francavilla è padrone del campo e al 28esimo raggiunge il vantaggio. Miale pecca di ingenuità e Sperandeo ne approfitta servendo di testa Aleksić che in piena area piccola trafigge Marani per l'1-0. Al 35esimo la risposta pugliese con un tentativo di Muwana che va di poco al lato. Al 39esimo infortunio per Miale costretto ad uscire, entra al suo posto Molinari. Il primo tempo si chiude con un gran tiro al 46esimo di Mignogna dalla distanza che chiama la parata Ricciardi. La ripresa si apre sempre con Mignogna, sempre dalla distanza, con un tiro parato da Ricciardi. All'ottavo arriva il pareggio del Taranto con Balestrieri che approfitta di un rimpallo su tiro sempre di Mignogna e dopo due tentativi consecutivi deposita la palla in rete. Il Francavilla non ci sta e al 14esimo prova a ritrovare il vantaggio con un colpo di testa di Gasperini, dove Marani respinge sui piedi della corrente Pioggia, che ci riprova trovando ancora la respinta del portiere. Al 28esimo ottima azione del giovane Lancellotti, che si libera al tiro, ma la palla è facile preda del portiere. Al 31esimo il Taranto si fa pericoloso con Balestrieri e il suo sinistro non inquadra la porta. Al 39esimo gli ospiti passano in vantaggio sfruttando un errore sulla presa in uscita di Ricciardi. Per Molinari è un gioco da ragazzi spingere la palla in rete. Il vantaggio tarantino dura solo un minuto perché al 40esimo il Francavilla trova il pareggio grazie ad un gran gol dalla distanza di Seccum che si infila sotto l'incrocio dei pali. L'ultimo tentativo della partita è sui piedi di Gasperini, ma il suo tiro si spegne di poco al lato. Finisce 2-2, una partita spettacolare che regala un punto a testa alle due squadre.